Anticipazioni il segreto. Trama puntate dal 17 al 21 agosto 2020. Juan è vivo. Lunedì 17 agosto 2020. Felicia cerca di uccidere Pepa, ma l'arrivo di Don Alberto la ferma. Angustia si arrabbia, ma la donna la rassicura dicendole che ha in mente un altro piano, sicuramente migliore del primo. Nel frattempo tutti i compaesani, ad eccezione di Ramiro e di Alfonso, si ritirano dalla battuta di caccia al mostro. Mentre Sebastian esamina il progetto per il conservificio, Tristan gli fa notare che ci vorrà molta acqua e che l'unico punto in cui farla canalizzare è la terra di Don Raimundo. Per cercare di convincerlo a far passare le tubature nella proprietà dell'Ulloa, Franziska, tramite Sebastian, gli manda una borsa di soldi che gli erano stati rubati e questo suo gesto fa imbestialire l'uomo. Felicia svela a Donna Franziska qualcosa che non avrebbe dovuto dire, le parla della relazione clandestina tra Tristan e Pepa. Martedì 18 agosto 2020. A Puente Viejo c'è molta tensione a causa di una presenza oscura e inquietante. Soledad accetta di sposare il marchese, ma a condizione che lui prenda atto e rispetti alcuni patti ben precisi. Franziska viene a conoscenza della relazione segreta tra suo figlio Tristan e la levatrice Pepa e va su tutte le furie. Nel frattempo la giovane è molto combattuta e dal momento che il capitano è sposato decide di lasciarlo pur amandolo con tutto il suo cuore. Raimundo accetta di aiutare Sebastian a realizzare il suo grande progetto. Felicia è sempre più convinta di voler sostenere Angustias nella sua battaglia contro Pepa e afferma di essere certa che prima o poi riuscirà ad ucciderla. Mercoledì 19 agosto 2020. Ippolito vuole lasciare il suo lavoro di becchino perché le visioni dei cadaveri lo spaventano e lo perseguitano. Pedro e Dolores appoggiano la scelta del figlio. Successivamente il Miranar sembra ripensarci quando riceve un'interessante proposta dal suo datore di lavoro. Felicia prosegue con i suoi perfidi progetti per uccidere Pepa, come promesso ad Angustias, ma alla fine quest'ultima a farne le spese. Alfonso e Ramiro continuano a raccontare la storia dell'esistenza di una sorta di mostro succhiasangue, ma in realtà stanno cercando di spaventare le persone del paese per non farle avvicinare alla zona presso cui è nascosto il loro fratello Juan. Franziska è felice del fatto che Soledad si sia decisa a sposare il marchese. La nobildonna non può nemmeno immaginare che cosa ha in mente il giovane. Giovedì 20 agosto 2020. Angustias e Felicia cercano di far cadere la colpa dell'incidente verificatosi nella cappella su Pepa. La ragazza è innocente e non sa davvero come fare per liberarsi delle accuse. Intanto la fiera agricola è vicina e Raimundo è sempre più in competizione con Donna Franziska per il premio riguardante il miglior raccolto dell'anno. Mariana incontra segretamente Juan, che è vivo e sta bene, il quale le chiede notizie su Soledad. Lei non sa se dirgli, oppure meno, che la sua amata sta per convolare a nozze con un ricco marchese. Angustia spartorisce con dolore il suo bambino, che però già nei suoi primissimi istanti di vita presenta non pochi problemi. Donna Franziska prepara i documenti dell'accordo matrimoniale tra il marchese e Soledad e chiede a Pedro di convalidarli e di firmarli in qualità di testimone. Oltre a questo, gli raccomanda di non farne parola con nessuno. Purtroppo il sindaco non riesce a tenere la bocca chiusa e racconta il segreto della matrona a Dolores e Ippolito. Venerdì 21 agosto 2020. Ippolito continua a nutrire grossi dubbi sul suo lavoro di fotografo. Mercedes indaga sul passato del marchese e scopre che aveva una sorella che si è suicidata perché è abbandonata all'altare da Salvador Castro. Emilia scopre le vecchie lettere tra suo padre Raimundo e Donna Franziska e vuole assolutamente saperne di più. Dopo un parto complicato, il bimbo di Angustias e Tristan è finalmente venuto al mondo, ma il piccino non è in buona salute a causa di grossi problemi circolatori e respiratori. Il dottor Guerra spiega a Tristan che non è completamente fuori pericolo. Intanto Soledad e il marchese firmano il loro accordo con conseguente cessione al nobile di metà dell'eredità spettante alla giovane. Mariana vorrebbe tanto rivelare a Soledad che Juan è vivo e chiede consiglio ai suoi fratelli. Franziska riesce a convincere Sebastian a partecipare al ricevimento di inaugurazione della fabbrica conserviera, organizzato lo stesso giorno della festa che Raimundo ha indetto per celebrare la sua vittoria alla fiera. Emilia è gelosa di Pepa e dell'interesse che Alberto Guerra nutre nei suoi confronti.
Tristan è preso dal figlio appena nato e rimanda le promesse fatte alla levatrice. I due innamorati però riescono a chiarirsi e vengono sorpresi dal dottore in un momento intimo. Anticipazioni il segreto, puntate di ottobre 2020. Franziska chiede una pistola a Maurizio, mentre Adolfo è in fin di vita. Accadrà di tutto nelle puntate del segreto de Puente Viejo, che ci stupiranno nel mese di ottobre 2020. Franziska, sempre più preoccupata, chiederà a Maurizio di procurarle una pistola, mentre Adolfo lotterà tra la vita e la morte a causa di un attentato. Rosa intanto spezzerà il cuore di Marta, annunciando di aspettare un figlio dal Marchesino, mentre il Godoy comincerà delle serrate indagini per indagare sul passato di Isabel de los Visos. A Puente Viejo si verificano strani incendi. Franziska comincerà a temere per la propria incolumità e, dopo essersi palesata al cospetto dei suoi compaesani, nonché di Maurizio Godoy, non avrà altra scelta e chiederà al suo fedelissimo un'arma per difendersi. Gli spoiler annunciano che la nobildonna, dopo che Isabel sarà riuscita ad acquistare tutte le sue proprietà, avrà un unico obiettivo, quello di ritornare ad essere la potente signora di un tempo e riprendersi la casona, abitata, come ben sappiamo, dai nuovi proprietari, e ovvero da Ignazio Solo Zabal e dalle sue figlie, Marta, Rosa e Carolina. Ma la matrona avrà anche un altro obiettivo, e ovvero rintracciare Raimundo Olloa, scomparso nel nulla. Quest'ultimo, infatti, dopo essere stato più volte a Puente Viejo nella speranza di rincontrare la sua amata, un brutto giorno proprio nei pressi dei terreni confinanti con La Habana, verrà ciuffato da Campuzano e dai suoi uomini, e ovvero dagli scagnozzi di Eulalia Castro, desiderosa di rapire la nobildonna e vendicarsi della sua reclusione in manicomio. Nel frattempo, nella proprietà acquistata dalla Marchesa de los Visos, verranno appiccati degli strani incendi. La Montenegro insospettita crederà che dietro di essi si celi la mano di Isabel e manderà a chiamare subito il suo capomastro per affidargli una missione segreta, e ovvero indagare sul passato della donna. Ci si può davvero fidare di lei? La donna preciserà a Maurizio che il compito che gli ha dato è estremamente rischioso. Lei, al momento che è costretta a restare alla Habana, lo aiuterà distraendo Isabel, in modo che lui potrà compiere il suo lavoro senza intoppi e problemi. Nel frattempo Mattias si recherà dal sindaco per fargli delle domande sugli incendi a Puente Viejo e riporterà all'uomo anche una brutta notizia. Camelia, la sua bambina, si trovava in uno dei possedimenti e per un soffio non è passata a miglior vita. Maurizio poi confermerà che quelle terre erano un tempo di proprietà della Montenegro e che adesso sono state acquistate a buon prezzo dalla Marchesa. Antonita intanto raggiungerà l'armata Franziska e Thomas e dirà loro che Adolfo e Macheda hanno subito un incidente in macchina. Le condizioni del primo risulteranno subito gravissime. La matrona manderà subito a chiamare Maurizio e, quando avrà modo di restare da sola con lui, lo pregherà di rivelarle la verità. È stato lui a manomettere l'auto di Isabel? Lo ha fatto forse per vendicarsi degli incendi verificatesi nelle sue terre? L'uomo risponderà di no e aggiungerà che sta provvedendo in maniera molto discreta a indagare su Isabel. Intanto Inigo e la donna daranno ai loro uomini ordini di sparare a chiunque si avvicini alla Habana, dal momento che la macchina è stata manomessa con l'intento di commettere un attentato. Raimundo nel frattempo, seppur in condizioni di salute pessime, riuscirà a lasciare la fattoria dove Eulalia lo ha fatto rinchiudere. Franziska è preoccupata per la propria incolumità. Adolfo tra la vita e la morte. Nel frattempo Adolfo verrà condotto in ospedale e, proprio nel momento in cui faranno la loro comparsa Ignazio e Rosa, il giovane deluderà quest'ultima chiedendo di Marta. Isabel, intanto spaventata, domanderà ai dottori notizie del figlio e il dottor Clemente affermerà che il ragazzo potrebbe anche non farcela. Adolfo infatti subirà una crisi che getterà tutti nell'angoscia. Thomas si offrirà come donatore per un'urgente trasfusione di sangue, ma stranamente Isabel lo impedirà, affermando di volersi sacrificare lei al posto del primogenito. In realtà questo suo rifiuto sembrerà celare ben altro. Rosa nel frattempo, in questi momenti così concitati, confesserà a Marta e a Manuela di attendere un bambino. La più grande delle Solo Zabal, sconvolta, non si congratulerà con la sorella e scapperà via senza nemmeno ascoltarla. Intanto Campuzano informerà Eulalia che Raimundo è fuggito e affermerà di aver già provveduto a inviare un gruppo di uomini per riacciuffarlo. La donna non potrà credere alle sue orecchie e lo minaccerà a morte, dandogli dell'incapace.
Successivamente scogiterà un piano per mettersi sulle tracce sia di Franziska che di Raimundo, e ovvero fingersi morta. Affermerà che per rendere ancora più credibile questa sua trovata, farà pubblicare il suo necrologio sui giornali più importanti della città. Rosa e Thomas, nel frattempo in ospedale, si metteranno in attesa del risultato dell'operazione. E la ragazza affermerà che quando il suo amato guarirà, a Marta toccherà lasciare Puente Viejo e trasferirsi a Bilbao. Solo in questo modo potrà dimenticare Adolfo. Marta, poco dopo, si unirà a loro e preciserà che il De Los Visos ama lei, ma Rosa, indispettita, le chiederà di farsi per sempre da parte. Franziska intanto comincerà ad essere invasa da terribili sospetti e chiederà a Maurizio di procurarle una pistola, mentre Raimundo, allo stremo delle forze, farà cadere a terra il suo cappotto e si accingerà ad attraversare un ruscello. Adolfo intanto si riprenderà e quando vedrà spuntare Rosa, la frenderà dicendo di volere Marta al proprio fianco. La secondogenita fingerà di non esserci rimasta male e gli dirà che la cosa più importante è che lui si è salvato. Ma le cose andranno esattamente così? Pare di no, perché quando il marchesino scoprirà di aspettare un bambino da Rosa, ritratterà di nuovo tutto. Questa storyline, quali altri colpi di scena garantirà? Lo scopriremo presto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.